Ciao, allora oggi il video è diverso al solito perché finalmente traggo le conclusioni su tutti i correttori che ho provato e quali secondo me sono i migliori per le occhiaie. Perché sapete che io sono portatrice di occhiaie e quindi sono sempre alla ricerca del correttore perfetto. Lo avevo trovato, lo ammetto, avevo trovato questo correttore che mi piaceva tantissimo, questo del Livre Rocher, ed era il 2 medium, l'ho fatto così. Che non fanno più, ne hanno fatto un'altra tipologia che sembra in teoria la stessa texture ma con un packaging diverso e invece io trovo che non è affatto simile. Quindi, dato che il mio correttore ideale non c'è più, mi sono messa alla ricerca di tutti i correttori possibili per trovare quello adatto a me e questa è la classifica. Tra tutti i vari correttori che ho provato, quello che trovo che copra meglio le occhiaie è questo della Se riesco ad aprirlo, della Nivea Cosmetics, questo qua, il nascondino, che però è vero, è molto valido, ma ha un prezzo rispetto agli altri che ho provato leggermente più alto. E cosa che a me non piace, ce ne sta dentro davvero poco. Vi ho fatto la recensione che vi metto qui, quindi non mi sto a dilungare. Comunque sia, c'è pochissimo prodotto dentro, mi dura neanche un mese, e quindi sì, ma con riserve. Il prodotto che tra tutti gli altri, quello che mi è piaciuto meno invece è sicuramente questo della Maybelline, credo che sia Maybelline, sì, l'Anti-Age. Perché? Perché è un correttore pratico sicuramente, ma molto chiaro, quindi non va a coprire, va solamente a uniformare l'incarnato, però l'occhiaia si vede lo stesso, ci vuole sotto un altro correttore più scuro, come ad esempio questo. È l'All About Matte della Essence Light Covering Concealer, che io li uso in combo. Uso prima questo che è scuro ed è perfetto per le mie occhiaie, e poi sopra questo per andare un attimo a uniformare il tutto con l'incarnato. In combo possono andare bene, però io voglio un prodotto pratico e questo sicuramente non lo è. Altro correttore che, sempre per dire in combo, è altro correttore che ho provato. E questo sempre dell'Essence, questi sono quello duo, quello fatto così, il Match Duo Cover. E questo mi sembra molto valido, molto molto valido, perché ha due colori, uno più chiaro e uno più scuro, che fa lo stesso effetto che farebbe con questi due. Però prezzo a questo punto ed è migliore. E quello più scuro va bene per coprire, quello più chiaro è perfetto per uniformare il tutto. Io lo uso anche per sopraccigliare, per illuminare, per fare un leggero contouring un attimo, e quindi mi piace. È solo l'unica cosa che questo lo trovo un pochino pesante per l'estate, quindi un ottimo correttore, ma abbastanza pesante. Quindi giungo alla conclusione che il correttore invece che trovo perfetto per tutte le stagioni è questo, sempre dell'Essence, che è il Pur Nude, quello fatto a matitone. Perché va a coprire benissimo, si uniforma da sola, la texture perfetta e lo trovo validissimo. Quindi, questi due. Io direi che per l'inverno uso questo e per l'estate uso questo, anche perché sono leggermente più abbronzata, uso meno correttori e soprattutto tendono meno a scivolare, anche se tutti e due tendono sempre a fissarsi da soli e io li fisso con la cipria lo stesso. E quindi durano tranquillamente tutta la giornata. Però ecco, ho la versione dell'Essence. Tutti quelli che ho provato, alla fine questi. Per l'inverno il Match 2 e per l'estate il Pur Nude. Questo potete usarlo anche tutto l'anno tranquillamente. E solo per un fatto di, perché mi piacciono davvero tutti e due. E magari in inverno sono più grigia, ho più occhiaie. Mentre in estate magari prendi un po' di sole e quindi si vedono anche meno. Concludo, ecco i miei due correttori sicuramente preferiti e di cui sentirete parlare ancora perché è inutile, mi piacciono tanto e continuo a ricomprarli, quindi wow! Io spero di esservi stata utile con questo video e con la mia ricerca infinita di correttori per gli occhi, perché ne ho diversi anche che possono essere validi. E l'Erase Past della Benefit è uno fantastico. Ma lo uso per lavoro, non andrei mai a usarlo tutti i giorni perché costa tantissimo. Le alternative economiche ci sono, cercatele perché troverete la vostra con un po' di pazienza. Fatemi sapere se avete provato questi prodotti e anche se avete trovato il vostro correttore ideale per le occhiaie. E io spero sia stata utile.
E mi raccomando, mettetemi un like al video e iscrivetevi al canale, così non perderete le prossime recensioni beauty. Ciao ciao!